ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il supporto che state dando ai video e il supporto che state dando al mio canale. Oggi una nuova serie dedicata alla strumentazione di bordo, strumentazione sempre marchiata Garmin. Questa volta volevo parlarvi della serie 722 e 922 Plus, la serie sia nella versione solamente GPS cartografico sia nella versione combinata, ovvero versione XS, GPS cartografico e modulo ecoscandaglio. Per chi ancora non l'avesse fatto, ricordo di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Andiamo a presentare un po' questa serie. Innanzitutto c'è da dire che questa serie è disponibile in due varianti, sia la variante solamente GPS cartografico sia la variante XS, ciò vuol dire GPS cartografico e modulo ecoscandaglio integrato. Per quanto riguarda in entrambi i casi troveremo un'antenna GPS da 10 Hz che ci permetterà di aggiornare il movimento dell'imbarcazione e la nostra posizione ben 10 volte al secondo per avere un movimento molto fluido e dinamico. Oltre a questo, questa serie presenterà numerose compatibilità. Tra le compatibilità avremo la rete Omea 2000 che ci permetterà di interfacciare il nostro dispositivo con vari sistemi, tra cui l'autopilota, il UHF o i sensori del nostro motore. Avremo la compatibilità con la nuova cartografia G3 Vision che ci permetterà di utilizzare la funzione AutoGuidance 3.0 per il calcolo automatico della rotta. Per quanto riguarda altre compatibilità, troveremo la compatibilità con l'antenna radar, la compatibilità con il Panoptics, che sono dei nuovi traduttori che ci permetteranno di vedere in tempo reale quello che succede sotto l'imbarcazione e davanti l'imbarcazione, e questa serie presenterà rispetto alle altre non una ma ben due entrate microSD. Una entrata per la cartografia e l'altra la potremo utilizzare per una microSD vuota o per il salvataggio dei nostri quick drive oppure per fare la registrazione dell'ecoscandaglio o per fare dei semplici screenshot. A proposito di questo, molti mi chiedono come fare gli screenshot. In questa serie, per fare una ferma immagine della nostra schermata, basta schiacciare il tasto home centrale per un qualche secondo e verrà in automatico salvata la nostra schermata. Per quanto riguarda questo dispositivo, sono entrambe le versioni sono dispositivi touchscreen e presentano una classificazione di impermeabilità IPX7. Abbiamo visto in linea di massima un po' le caratteristiche di questa serie, le caratteristiche in comune fra le due varianti, ovvero la variante solamente GPS cartografico e la variante GPS cartografico e modulo ecoscandaglio. Per quanto riguarda il GPS, vi ricordo di aver portato un video proprio dedicato alle nuove cartografie Garmin, alla differenza che vi è fra la nuova G3 e la G3 Vision. Quindi se vi fa piacere potete andare nei video precedenti a vedere anche questo video sulle cartografie. Soffermandoci a parlare un po' della variante XS, ovvero la variante con modulo ecoscandaglio integrato, parto nel premettere che in questa serie non vi è nessun tipo di traduttore incluso. Questa serie potrà supportare traduttori con connettore da 8 pin e abbiamo incluso un modulo ecoscandaglio da 1 kW. Però facciamo attenzione a una cosa: per quanto riguarda i traduttori da kW, potrà gestire o i classici traduttori 50-200 da kW oppure traduttori CIRP da kW monocanale, ovvero traduttori CIRP alto o CIRP basso. Questo dispositivo non potrà supportare traduttori CIRP doppio canale, per esempio i più gettonati 265 LH o il 275, che sono traduttori CIRP doppio canale, questo dispositivo non vengono supportati. O per lo più, per poter supportare queste tipologie di traduttori doppio canale, necessita di un modulo esterno. Oltre a questo, troveremo anche la compatibilità con la funzione ClearView, ovvero funzione che ci permetterà di vedere il fondale in forma nitida. Avremo delle immagini molto dettagliate, delle immagini quasi fotografiche del nostro fondale. Invece, per quanto riguarda la funzione StatRView, ovvero funzione che ci permetterà di vedere quello che abbiamo nel lato destro e quello che abbiamo al lato sinistro dell'imbarcazione, purtroppo questa funzione non è compatibile con questo dispositivo,
o per lo più necessita di un box esterno. Lo so, adesso la domanda sorge spontanea. Allora, che tipo di traduttore possiamo abbinare a questo dispositivo? Beh ragazzi, traduttori ce ne sono davvero tantissimi e si andrà a selezionare il traduttore in base alle proprie esigenze. Del tipo, se uno pratica bollettino di profondità, quindi dovrebbe andare a scanagliare sui 600-700 metri di profondità, dovrebbe andare a prendere un traduttore da 1 kW. Le opzioni sarebbero o di un classico traduttore 50-200, oppure potrebbe andare a prendere un traduttore circo. Sapendo che questa serie potrebbe supportare traduttori monocanali, si potrebbe andare a prendere un traduttore CIRP da kilowatt CIRP basso per riuscire a scandagliare in quelle profondità. Poi chiaramente si potrà vedere se prenderlo da interno, da esterno o passante. Chiaramente la versione passante sarebbe più performante per scandagliare ad alta velocità. Invece se uno non necessita di traduttori da kilowatt, secondo me la soluzione migliore o la soluzione più performante sarebbe andare a abbinare una GT23, traduttore in questo caso di poppa che lavorerebbe 80-160 kHz di frequenza con 600 W di potenza, che oltre al chip medio avremo anche la funzione ClearView. Invece se uno vorrebbe solamente traduttore chip senza nessuna funzione, potrebbe optare per GT15. Traduttore da 600 watt che lavorerebbe 85-165 kHz di frequenza e in ogni caso troveremo sempre la variante passante, interna o esterna. Però vorrei precisare che per quanto riguarda la versione da interno non avremo nessuna funzione, avremo solamente la funzione CIRP perché la funzione ClearView non riuscirebbe a passare lo scafo. Quindi ragazzi, la differenza sostanziale fra le varianti, cioè 722 e 922, sarebbe semplicemente da una parte troveremo un 7 pollici e dall'altra parte troveremo un 9 pollici. Invece per quanto riguarda la differenza 722 e 922 con il 722 e 922XS, semplicemente che nella classica versione 722 e 922 abbiamo un dispositivo con GPS cartografico e basta, invece nella variante XS troveremo sia il GPS cartografico che anche il modulo ecoscandaglio. Ragazzi, questo video è concluso, io vi ringrazio ancora una volta, vi chiedo di supportare il video e supportare il mio canale con un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!